memoria di coloro che quel regime l'hanno combattuto per la libertà di un'intera nazione, anche a costo della propria vita. Riteniamo che i valori della resistenza italiana non possono essere barattati con nulla, tantomeno con presunte opere d'arte che celebrano il ventennio. È per questo che oggi siamo a fianco dei cittadini di Cesenatico nella loro lotta per la conservazione dei valori democratici e antifascisti che hanno caratterizzato, e siamo continueranno a caratterizzare la loro storia. O partigiano, portami via, o bella ciao, bella ciao, bella ciao. La scelta da parte del sindaco Buda di voler esporre i busti di Vittorio Emanuele e Benito Mussolini gli è sembrata assolutamente una scelta assolutamente scellerata. Questo ci fa capire che il sindaco Buda o non conosce la storia passata e attuale, oppure vuole rimuovere, come è già iniziato quel processo di 10 anni fa da parte del PDL. Non conoscere la storia passata significa non attribuire tutte le colpe che il fascismo ha avuto contro il genocidio nei confronti del popolo ebreo, e non conoscere la storia attuale significa non conoscere che in questo territorio ci sono realtà di estrema destra come Forza Nuova e Casa Pound che continuano nell'ideologia fascista, xenofoba e omofoba. È interessante il contributo che ha dato il conduttore di Radio Capital rispetto a questo argomento, lanciando appunto l'idea di boicottare Cesenatico come sito turistico per far tornare il sindaco sui suoi passi. Noi pensiamo che il turismo qui nel nostro territorio abbia una funzione molto importante. E aver fatto leva su un tema come questo, così sensibile a tutte le istituzioni e ai rappresentanti economici, è stato molto importante, anche perché noi pensiamo che essere antifascisti significa anche rifiutare l'idea dello sfruttamento lavorativo nel settore turistico alberghiero, promuovere buone prassi e attività perché questo possa avvenire.